sono guai. Mio caro Alastor, ti pentirai, lo vedrai, tutto è nuovo oramai. Puoi dire addio al vecchio status quo, ora si va in onda! La prima notizia riguarda un relitto del passato che è stato visto zompettare in città dopo 7 anni di assenza. A qualcuno è mancato, qualcuno l'ha notato, ne parleremo più tardi. Quindi il demone della radio è tornato? Cosa vorrà quel dannato? Mi chiedo che cosa avrà in mente. Fortunatamente ho buone notizie, un fossile, un dimenticato, e non voglio essere sgarbato. Ma è anche un codardo! Sono imprescindibile, rubarmi la scena è impossibile. Io visibile, lui inascoltabile. Se mi darei il tempo sprecherai, o se te non lo farai, caro Alastor, se te ne vai, a nessuno mancherai. Mentre stava in radio, siamo passati al video. Il suo media sa di vecchio oramai. La TV ora va forte e di lui che se ne fotte. Bentrovati, quanto tempo, siamo live. Lo so che mi sono mancato e un po' di stile ho portato. Ci voleva proprio un broadcast, dannati gioite. Voi non lo ascoltate? Non certo un borioso e mediocre video podcast. Ma dai! Lo sei sicuro? Non piace a nessuno. Anche oggi il suo format è cambiato. Io sono il futuro, lui è la merda del passato. Davvero Vox è abile, nessuno si è mai chiesto se forse il merito va solo al suo entourage. Fanculo! E chi l'avrebbe detto mai? Ha chiesto a me di unirsi a lui. Cazzata. L'ho respinto e ne fa un dramma tutto qua. Sei solo un vecchio di merda, conoscerai la sofferenza. Oh, c'è un'interferenza. Io ti radio. Temo che tu abbia perso il segnale. Tocca a me e sarai tu che te ne pentirai. Sai perché tremerai. Lo status quo io lo divorerò. Quanto ci godrò.